La cattedrale di Mileto è stata proclamata Basilica Minore. La cerimonia è avvenuta alla presenza del cardinale Robert Sara, prefetto della Congregazione per il culto divino e i sacramenti, che è giunto in provincia di Vibo Valentia, mandato da Papa Francesco proprio per questa occasione. La cattedrale, dedicata a Maria Santissima Assunta e San Nicola, è stata fondata alla fine dell'XI secolo. Al suo interno si fondavano sia l'architettura normanna, sia la cultura bizantina che quella musulmana. Purtroppo, però, fu distrutta dal terremoto del 1783. La costruzione di una nuova cattedrale si protrasse per oltre 30 anni e il nuovo edificio fu inaugurato dal vescovo Enrico Capece Minutolo nel 1823. Ma anche questo venne praticamente raso al suolo dai terremoti del 1905 e 1908. Nel 1930 fu ricostruito sulle spoglie dell'antica cattedrale ottocentesca. La solenne cerimonia, alla quale hanno partecipato tutti i sacerdoti della diocesi di Mileto Nicotere Tropea e il vescovo emerito Monsignor Vincenzo Rimedio, oltre naturalmente al vescovo attuale Luigi Renzo, è iniziata con lo scoprimento e la benedizione da parte del cardinale Sara dello scudo basilicale marmoreo. Quindi la breve processione attraverso la porta giubilare che era stata aperta nel dicembre dello scorso anno in occasione del Giubileo della Misericordia istituito da Papa Francesco per tenere viva nella Chiesa cattolica la consapevolezza di essere presente nel mondo quale dispensatrice di misericordia di Dio. Poi il cancelliere della Curia Vescovile, Monsignor Filippo Ramondino, ha dato lettura del decreto che conferisce alla cattedrale il titolo di Basilica Minore. Infine, la Santa Messa, durante la quale il cardinale Sara ha esortato i fedeli a non lasciarsi lusingare dal materialismo e dal consumismo che impera oggi, ma di privilegiare la via della fede.